Youtuber, volevo parlare del nuovo calcio, del nuovo calcio Padua, che ha fatto molte belle uscite. È una squadra molto compatta, necessita però secondo me di un attaccante centrale, perché la fase offensiva è molto buona, la difesa solo che manca una punta centrale, come ripeto. Però siamo molto soddisfatti del precampionato che hanno fatto e possono puntare in grande secondo me quest'anno, dopo un'annata che poteva finire sicuramente meglio che andare in Serie D, però insomma mi aspetto che la società faccia quello che deve fare. E che il Padova abbia una squadra insomma che merita molto di più di dove è, perché una piazza come Padova non merita certamente di rimanere in Serie D. Secondo me questo allenatore è molto bravo, molto competente nelle sue cose e sa come barrare i giocatori, anche se però la squadra dobbiamo sempre tenere conto che è nuova, però ho visto delle buone cose. Come ripeto, io credo che il pubblico padovano potrebbe essere molto soddisfatto di quello che ha visto nelle scorse partite. Anche ieri che sono stato allo stadio a vedere la partita, ho visto delle buone azioni, delle buone trame di gioco, soprattutto in fase offensiva e difensiva, anche nei recuperi, nelle varie situazioni di gioco, sui calci d'angolo. La squadra si è difesa molto bene e sono sicuro che con qualche innesto in più e qualche cosa in più a livello di soluzioni tecniche, penso che la squadra sia pronta per poter puntare in alto. Poi chiedo anche un parere ai tifosi del Padova, se che mi seguono, che mi seguiranno, che sicuramente guarderanno questo video su alcune situazioni di partita che abbiamo visto il Padova a condurre, soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo tempo avevo visto una squadra molla, spenta. Nel secondo tempo invece si sono messi a giocare come sanno, perché sono ragazzi giovani che hanno. Si vede proprio che giocare ce l'hanno nel sangue. E penso che se la società farà quello che deve fare, perché bisogna fare comunque un lavoro grandioso per ritornare in auge nelle serie dove compete, dove il Padova merita di stare, se si riesce a fare un lavoro così, se sono cose fioriranno, insomma. Aspetto commenti su questa cosa e volevo consigliare anche due o tre acquisti per il Padova, cercarli magari in qualche serie più alta, tipo in Serie B o in Serie C, gente che abbia gamba, che abbia voglia di giocare soprattutto e che sia. Anche magari qualche vecchio giocatore del passato del Padova che magari giocava quando c'era quell'altra società, il Padova 1910, no? Per esempio Trevisan, quella gente lì. Oppure anche un ritorno di Legati, non è che mi dispiacerebbe tanto. Oppure magari tornare anche Cuffa. Se tornasse Cuffa saremmo tutti contenti, per esempio. Con questo voglio dire che la società dovrà operare soprattutto con uomini di esperienza, perché uniti giovani possono
potrebbero fare la differenza nel campionato Serie D e allora puntare direttamente a tornare in C prima di ritornare in B eventualmente. Spero che chi ha comprato il Padova abbia veramente nel cuore il Padova, perché una grande società come era il calcio, come era quella di prima, non c'è più. Adesso i tifosi padovani dovranno purgare un po' come è stato anche in passato con altre società che ci sono state in Serie D, insomma. E sono però fiducioso per quello che ho visto produrre dai giocatori. Speriamo possano fare un bel campionato anche nella Serie D, anche se non è facile perché devi sempre guardare i gironi che avrai. E per il resto, insomma, quello che ho detto, che ho voluto dire, l'ho detto. Spero che questo video venga visto da tante persone, perché io sono uno che me ne intendo di calcio e penso di essere utile a consigliare alla società, perché magari hanno un po' meno esperienza di me riguardo queste cose calcistiche. E conto che venga fatto quello che si deve fare per far tornare, per far gioire la gente di Padova e per poter avere una squadra, insomma, che possa ritornare presto nel calcio che conta, insomma. Un abbraccio a tutti, un saluto anche a Carmine Parlato e a tutti i ragazzi. Ho visto anche una buona prova di Cunego e sono convinto che come capitano per il Padova va bene nonostante la giovane età, che potrebbe essere il degno erede di Cuffa, secondo me, per le caratteristiche del giocatore. Per il resto una squadra molto vogliosa, molto combattiva, e con voglia di fare soprattutto sugli esterni, sulle fasce, davanti. Non siamo ancora completi, però la squadra è messa abbastanza bene, manca solo qualche piccola pedina da aggiungere. E poi posso dire che il calcio Padova potrebbe salire di categoria. Potrebbe, perché bisogna sempre stare attenti a dire si sale, quando magari non sali subito, ci vorranno del tempo, però i tifosi del Padova, come molti altri tifosi di altre categorie, dovranno pazientare un bel po'. Adesso vi saluto, vi abbraccio e auguri al Padova per la stagione. Ciao ciao dal vostro Samuele. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao.